Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho comprato un set di vestiti e mi stanno chiamando al telefono. Ho comprato un set di vestiti che dovrebbe ricordare un personaggio molto famoso. Vediamo se ci arrivate. Va bene. Ci hanno fatto una minaccia incredibile. Ah, ma sono proprio qua vicini. Ah sì, ma sono ragazzi, si stanno divertendo. Ma su, e dai. Ma ti pare che devo mettermi ad uccidere sti poveri ragazzi? Ma ti pare, dai. Sono giovani. Ecco fatto. Dov'è il martello? Qui. Questo lo prendiamo, che è sempre utile per uccidere grandi quantità di nemici. Vieni qui. Donna mia, vi devasto ora. Troppo, troppa devastazione. Di solito ste cose le evito di far vedere, però sono solo tre ondate, voglio dire. Ce la possiamo fare. Su, 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 vieni. Ai, che dolor. Aspetta che prendo pezzi di merda. E sono anche della mia squadra questi, cioè. Dammi il martellone. Ti uccido con le vostre stesse armi. L'ho presa? Da qualche parte sicuro. Ma dai, ma c'è anche il gigante. Oh, via, 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 via. Che quello fa male. Perfetto, ondata completata. Però il gigante è ancora lì. Allora, calmi tutti. Dovrebbe essere morto, infatti è così, perfetto. Solitamente il dottore però non approverebbe tutta questa violenza. Ma noi non siamo lui. Non abbiamo il cacciavite sonico. La prossima missione è... Convoglio esca o in diretta con Kilbane? Convoglio esca, ovviamente. We stag in town. We need to be careful, Pierce. Huh? Oh yeah, I totally agree. Look, our place might be compromised. Uh-huh, whatever you say. We should get some qualunque cosa dici. Charge on stag. All right, I'll get on that. Damn it, Pierce. I'll be over in a bit. Sure. Madonna. See you soon. Pierce che si fa i cazzi suoi. Prima di arrivarci però faccio una deviazione. Danni siluro completato. Quanta esperienza. E ci compriamo l'ultimo potenziamento per i mitra che ci mancava. 27.000 dollari e le nostre armi ora sono perforanti. Ci rimangono 10.000 dollari. Cosa ci possiamo fare? In teoria ben poco. Ce ne servono 13 per aumentare questo. E non parliamo poi del fucile da cecchino. Direi di mettere da parte quelli che ci sono rimasti di soldi, così appena arriviamo a 50 e passa ci prendiamo il doppio mitra. Ehi là, il dottore è arrivato. Allora, sposto questo qui. This isn't over. So, it's not safe here. You guys clear this place out, I'll buy you some time. Comunque Pierce mica è tanto scemo, eh. Per giocare a scacchi con Oleg, che è comunque un genio, vuol dire che è bravo, eh. Pierce is loading the trucks. I will create a distraction at the park. We should spread him thin. I'll start at one of the stag bases. Ci stanno chiamando. How goes the pack up? Slow. We got a lot of shit. We'll just bring the essentials. Lo so che abbiamo un sacco di roba. The chessboard. Man, it's cold. Però siamo già arrivati al nostro obiettivo. È il momento di intrufolarci. Appena è che riusciamo ad avere l'ultimo potenziamento del mitra. Ah no, non è vero, ce l'abbiamo già il potenziamento, cavolo dico. Sto dicendo, appena riusciamo ad avere i doppi mitra, uccidere gli stag sarà molto più semplice. Anche perché ora come ora
Usare un mitra su di loro non è la migliore delle idee. Piuttosto il fucile, quello sì. Ehi, dove vai? Bravo. This has all their mobile base locations. You can head out, Pierce. I've got Stag occupied. We're rolling out in the convoy now. I'll let you know how the streets are looking. Ecco fatto. Un po' di pulizia non fa mai male, no? E niente aerei per voi, mi dispiace. Questo è solo mio ora. È come se un elicottero avesse scoppato un jet. I want all units checking in with command. Sì, sì, Cyrus. Tutto quello che vuoi. I love a good fight. Ecco qua, addio gli specialisti. Becca di questo. Shoot down any enemy aircraft. E come fai a sapere se uno è nemico e l'altro è amico? Bella domanda. Aspetta che arrivo. Aspettami, Pierce, sto arrivando. Madonna mia. Che roba che abbiamo fatto. $1000? Ok, 800. Li accetto volentieri lo stesso. Vediamo se di qua ci passiamo. È voglia che ci passiamo. Ci penso io, Pierce. Madonna mia, quanti carri armati. Ecco fatto. Ne è rimasto uno, non vedo dove. Eccolo là. All right, good to go now. Get our AWACS in the air with full escort. Full escort? Eccoci qua. Seen aiding the Saints. Tranquillo, Cyrus. Non ci aiuta nessuno. Ci pensiamo noi ai nostri problemi. Pazzo bastardo. Dove sei? Madonna mia. Stavamo per fare uno scontro aereo terribile. Stavamo per fare uno scontro aereo di quelli terrificanti. Allora, perfetto. Becca di questo. Ne arriva uno da dietro. Perfetto, ok. Pensavo che i suoi missili fossero guidati. Per fortuna non lo erano. Quelli però sono missili sparati da qualcuno. Che li vedo, eccoli là per strada. Non so cosa sia successo, credo che qualcuno abbia sparato. Allora, aspetta. Ecco fatto. Beccato. Ok, calmo. Dobbiamo scendere poco, non troppo. Ecco qui. Ne manca solo uno, che è nascosto qua sotto. Via. Madonna mia, meglio muoversi velocemente prima che ci raggiungano. E ora facciamo un'altra acrobazia folle che ci danno un po' di soldi a gratis. Non era folle, peccato. Lo so che non durerà molto questo cavolo di coso. Aspetta. Purtroppo ci hanno colpito un po' di volte. Peccato. Dobbiamo prendere tutti gli aeroplanini. Perfetto. Dobbiamo farli fuori tutti il prima possibile.
There's too many for me to handle. I'm almost there. Arrivo, Oleg. Beccato. Non è vero, dove sta andando i missili? Ecco qua. Vai, 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 vai. Ok. Sì, è stata una mossa del cazzo. È stato buttarsi proprio nel campo minato. Ma dovevamo cambiare il nostro velivolo. Cambialo, cambialo, muoviti. Dovevamo cambiarlo perché tanto sarebbe esploso. Ci hanno sparato una missilata infame alla fine. Però sempre meglio di quello che avevamo prima. Tranquillo, ora ci penso io. Pam, 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 barabarabam. Sto arrivando, Pierce. Sorvolando la città, evito molte delle persone che mi sparano dall'alto, almeno. Eccomi. Becca questo. Dov'è? Ecco qua. Niente riarmati. Ecco fatto. Tutto bene, Oleg? Certo, come no. Preso. Ne manca ancora uno. Air convoy Delta Delta 1 entering Steelport airspace. Everything alright, Oleg? Yes. Thank you for the help. Bravo ragazzone. We're trying to keep a low profile here. Eccolo lì. Il grande aereo sta arrivando. AWACS plane flying in and they've got company. You serious? Just keep going, I'll figure something out. Inventiamoci qualcosa. Se quella è l'inventarci qualcosa, andiamo lì e lo facciamo saltare in aria. Semplice, pulito. E niente più. Abbiamo 3 minuti e 30 secondi per farlo saltare in aria. Iniziamo già a caricare i missili, già che siamo qui. Dove stai? Dove stai? Come on, hit me! Shoot that thing out of the air already! Ecco fatto. Dov'è? Ecco fatto, via ora. Perché ho tutta sta la visuale sminchiata? Ok, ora va meglio. E addio all'aereo. Ciao! Certo che un aereo di quelle dimensioni che cade sulla città comunque di danni le fa, eh. Oh, ma guarda, è tornato. Exceptionally good looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of certo. Quante similitudini, eh? Protect your city against gang violence. Wanna be a real world hero? Talk to your stag recruit. Eh sì, sicuramente. Grazie, ragazzo. I am Nightblade. Nightblade's the face of Stag? Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, Senator. Authorize the Daedalus and this will all be over. Certo. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Brooke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, certo. Lo so, mischiare la sicurezza con la politica non è mai una buona idea, mio caro Cyrus. $11,000, siamo saliti di livello. Il vlot della Stag. Beh, che dire. E siamo di nuovo a casa. Vediamo qual è il potenziamento. Nessuno? Scusami, sono salito di livello e non ci ho guadagnato nulla. 32.000 per la rigenerazione, 18.000 per aumentare la vita, va bene. Ok, grazie, siamo a 48.000. Ci mancano ancora 6.000 e passa dollari per prendere il doppio mitra. Ne vale la pena? In teoria no, in pratica sì. Cioè con quei $50.000 tenete conto che potrei prendere il palazzo da 50.000 e guadagnare 5.000 ogni ora. Ed effettivamente sarebbe una buona idea.
Sì, sai cosa? Facciamo quello la prossima volta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!